Valentina Ragno è qui a rappresentare un po' all'Happy Padel, rappresentare Telethon, perché questa è una manifestazione di tennis e di padel organizzata dal Rotary Amelia Terni. Però voglio dire, c'è questo scopo di beneficenza pro Telethon, e Telethon è sempre in prima linea, nel cuore degli italiani, da tanti, tanti, tanti anni, e grazie a Telethon tante malattie genetiche, insomma, sono state, direi, scoperte, e si continua alla ricerca per cercare di trovare nuove soluzioni, perché sono davvero tante le situazioni da risolvere. Questo connubio Allora, come noi nasce? innanzitutto buongiorno, noi siamo entrati in contatto appunto con il Rotary Club di Amelia Narni grazie al coordinatore di Perugia, Giuseppe Roberti, e al vice coordinatore Paolo Gallina, che appunto i primi di marzo, quindi diciamo parliamo di un paio di mesi fa, ci hanno messo in contatto. Siamo subito stati molto entusiasti, abbiamo accettato e ringraziato il distretto Rotary appunto per questa loro volontà di fare questa iniziativa in favore di Fondazione Telethon. Sul piano del volontariato, che sensazione avete? Cioè, è una presa di coscienza sempre in crescita, ulteriore, oppure magari il Covid e altre situazioni hanno un po' frenato quella che è la generosità degli italiani? Assolutamente la generosità italiana non è stata frenata dal Covid, anzi, soprattutto nel territorio dell'Umbria, dove c'è un grandissimo numero di volontari che tutti quanti gli anni scendono in piazza per le nostre, appunto, durante le nostre campagne di piazza, che appunto sono una la prossima settimana e una a fine dicembre. E diciamo che questo numero di volontari aumenta nel corso degli anni sempre di più. Proprio vediamo come italiani in tutto quanto il territorio sono sempre più vicini per supportarci attraverso il volontariato.